Definirla originale è riduttivo. La mostra ospitata da Art 3 di Francesco Mastalia è l'esplorazione di un fenomeno contemporaneo fondato su antiche usanze e pratiche spirituali risalenti alla Bibbia. Dreadlocks, Dreadlocks, Natti Dread, Giattan, Diane, Palu. Il non pettinare e tagliare i capelli è visto da molti come l'espressione più completa della natura. Dreads è un documentario fotografico sulla storia dei dreadlocks. Più di 300 dreadheads sono stati fotografati in Giamaica, Angola, Namibia, Senegal, India, il Giappone, Kenya, gli Stati Uniti. In the heart boundless expanse is where true love is found, not by gifts or treasures. L'introduzione per catalogo è stata scritta dalla scrittrice vincitrice del premio Pulitzer Alice Walker. Francesco Mastalia è un fotografo documentarista di fama internazionale. È il fotografo autore di Yoga, The Secret of the Life, Organic Farmers, Chef of the Hudson Valley e Dreads. Pubblicate in tutto il mondo, le sue fotografie sono incluse nelle collezioni permanenti di musei degli Stati Uniti. È lui stesso a raccontare la potenza di questo fenomeno di cui pochi conoscono appieno i profondi significati. I musicisti reggae sono in gran parte responsabili della divulgazione del look dei dreadlocks, il dreadhead più influente con Bob Marley, che diffuse il Vangelo del Rastafarianismo. Marley, con le sue nostalgiche canzoni per la libertà, ha portato sulla scena mondiale la filosofia pacifica del Rastafarismo. Nelle parole di Bob Marley, fidati dell'universo e rispetta i tuoi capelli. Quest'anno il catalogo sta celebrando il suo 25esimo anniversario. Blessings will return to you just in time. True love. Dopo aver vissuto una vita all'estero negli Stati Uniti, la mia vita è tornata al punto di partenza. Sono nato qui a Salerno, a Battibaglia, ma quando avevo 2 anni i miei genitori hanno deciso di trasferirsi in America. È stato lì che ho avuto l'opportunità di viaggiare per il mondo, lavorare come fotografo e produrre 3 libri. Chiudendo il cerchio, oggi sono felice di essere tornata alle mie radici e chiamare ancora una volta Salerno la mia casa. Oggi mi dà un grande piacere avere questa mostra qui, ad Art3, a Salerno. Dalla prima volta che ho incontrato il gallerista Enzo Rosco, sono stato colpito dal suo interesse e dalla sua passione nel mostrare il lavoro dei artisti. Senza dubbio, era proprio qui che volevo fare questa mostra. That's what I believe. In every selfless act, in every word be kind. Blessings will return to you just in time.